Direi che vedo già un trito pubblico, direi che possiamo cominciare, no? Cosa dite? Bene, sì, certo. Beh, scivoliamo dentro la cornice, stiamo già parlando, ci stiamo già così raccontando un po' di cose. Io dirò due parole di numero, perché la voce oggi mi ha abbandonato, lo dicevo ai miei amici Alessandro e Roberto. Due parole di introduzione. Abbiamo pensato, come Civica, di proporre un ciclo di incontri utilizzando questo mezzo che siamo stati costretti ad imparare ad usare, anche perché uno, non è previsto a breve la possibilità di fare delle cose in presenza con un pubblico particolarmente numeroso. E quindi continuiamo a usare questa cosa, che è la piattaforma, che è la didattica, la DAD, queste cose qui. Seconda ragione è che abbiamo imparato anche a sfruttare i vantaggi di questo tipo di comunicazione. E cioè ci siamo accorti che, per esempio, si può entrare in rete e sentirsi molto vicini pur essendo molto lontani fisicamente nello spazio. E quindi magari molte delle persone adesso collegate non avrebbero potuto raggiungere Villa Simonetta in centro a Milano, eccetera, eccetera. Dunque, nella sfortuna, nella sciagura, nella tragedia della pandemia, eccetera, questi nuovi mezzi che abbiamo imparato forzatamente ad usare, ci tornano utili per fare una comunicazione, per fare circolare delle idee, per riprendere un filo, diciamo, di tipo culturale, di proposta culturale. Li abbiamo chiamati dialoghi perché di volta in volta saranno più i protagonisti a partecipare, che intratterranno su temi vari di musica. Soprattutto di musica del nostro tempo. I prossimi incontri li diremo più avanti, ma quello che mi preme dire è che saranno incontri dedicati a generi musicali anche diversi, che è una delle caratteristiche e una delle impronte che ancora di più vogliamo dare alla Civica Scuola di Musica Baldo di Milano, cioè questa molteplicità dei linguaggi che dialogano e che si incontrano. Il primo incontro, di cui sono estremamente contento, vede due grandi personalità della musica di oggi, del nostro tempo. Non faccio io le presentazioni, non hanno bisogno di presentazioni, però naturalmente poi nei comunicati c'era scritto tutto. Il maestro Roberto Fabriciani, flautista tra i più prestigiosi della storia della musica degli ultimi decenni, e il maestro Alessandro Solviati, una figura autorevolissima della nuova musica, come si dice, come vale la pena ancora di dire oggi, che dialogheranno. Naturalmente Alessandro interrogherà, per così dire, solleciterà il maestro Fabriciani, il quale appunto poi focalizzerà, ma ce lo diranno loro, soprattutto su alcuni aspetti del suo lavoro. Ecco, una cosa che aggiungo e poi vi lascio il campo libero. Ci sono alcune ricorrenze quest'anno. Una è Astor Piazzolla, e lo riprenderemo in uno dei prossimi incontri per il centenario della sua nascita. E l'anno scorso è stato, scusate, sto esaurendo le pile, è stato il centenario della nascita di Bruno Maderna, per cui l'incontro di oggi è anche un'occasione per ricordare adeguatamente cose che non è stata fatta l'anno scorso per ragioni ovvie, uno dei più grandi compositori del XX secolo. Quindi su questo vi lascio la parola e vi ringrazio tantissimo della partecipazione, di aver accettato il nostro invito. Grazie. Allora, grazie Roberto. Comincio io perché farò la figura del
di colui che farà parlare Roberto Fabriciani. Intanto grazie Roberto. Allora, abbiamo già notato che avete i nomi in comune e anche l'iniziale del cognome, quindi grazie Roberto Favaro, mi spiace dire anche il cognome in questo modo, di l'invito. C'è un'amicizia generale, l'amicizia con Roberto Fabriciani, con te, e la grande importanza, la immensa importanza che per me compositore, ha Bruno Maderna, nel senso che io ho sempre riconosciuto in Maderna una specie di padre inconscio, nel senso che non devo parlare di me, ma insomma, fino ai miei primissimi pezzi, quando non conoscevo la figura non conoscevo la musica di Maderna, parliamo di pochissimi anni dopo la sua morte, nel 76-77, io ho sempre inseguito la dimensione melodica all'interno della cosiddetta nuova musica, che era un po' demonizzata, evidentemente. Pochi anni dopo mi sono reso conto che qualcuno di grande, prima di me, aveva, in maniera anche che sconcertava gli altri, dato corpo a questo amore per la dimensione melodica della musica, ripeto, in anni in cui era più difficile farlo. E da lì in avanti è sempre stato un mio immenso amore e ne ho parlato ovunque, ho scritto varie cose su di lui, eccetera, eccetera, perché, ripeto, si tratta di una figura la cui musica quotidianamente mi influenza. Devo dire che il secondo movimento di quello che sto scrivendo in questo momento è dedicato a Bruno Mad, puntino. Anche perché, come dicevi tu, Roberto, l'anno scorso è stato un vero e proprio centenario mancato, cioè di fatto erano previste varie cose e di fatto Covid ha impedito di realizzare queste celebrazioni. Allora, la differenza grande tra me, il mio amore per Maderna e l'amore di Roberto Fabriciani per Maderna è che, e lo invidio molto, e che lui ha avuto la possibilità di conoscerlo e io no, un po' per motivi, io per motivi anagrafici, perché Maderna è morto quando avevo 17 anni, ma Roberto non è infinitamente più vecchio di me, soltanto che lui è stato un fan prodigio pazzesco del flauto in tutti i modi, in tutti i sensi. Ogni volta che sento dire che a 13 anni era il primo flauto del Maggio, che il grosso problema era come pagarlo, visto che era quasi contro le leggi del lavoro, insomma, a quel punto fa veramente impressione questa cosa. E quindi la bellezza di questo incontro sarà il fatto che non ci limitiamo a parlare della figura di Maderna attraverso la sua musica, eccetera, ma attraverso una testimonianza diretta. Quindi, intanto, Roberto Fabriciani già l'ha presentato tu, Roberto, altro. Anche con Roberto Fabriciani c'è un lungo rapporto, non posso non citare di avergli dedicato un pezzo al flauto solo in cui è riuscito a trovare un buon anagramma del suo nome e cognome per dare il titolo, cioè Ibi Bone Fabricator, che è la buon fabbricatore di musica, naturalmente, di suono, ma è un anagramma di Roberto Fabriciani, questo dice della profondità del rapporto che ci lega. Quindi la prima domanda, inevitabilmente, Roberto, è con molta invidia. Come, in che modo, partiamo dal come e in che modo hai conosciuto Bruno Maderna, poi andremo avanti sul come è continuato il rapporto, ma intanto quando, come, dove, in che occasione e con quali impressioni da parte tua? Grazie. Allora, sì, è vero, faccio una piccola premessa anch'io. L'anno scorso ricorreva il centenario della nascita di Maderna e purtroppo sono stati cancellati, appunto per la causa che sappiamo, tutti, anche i miei concerti. Avevo molti momenti belli. Mi piace ricordare Bruno Maderna perché è un grande compositore, l'eccellenza italiana, ha dedicato al flauto, che è il mio strumento, opere importanti e soprattutto ho avuto la fortuna di conoscerlo. Il nome di Bruno Maderna, il nome, era ricorrente già durante i miei studi con Severino Gazzelloni, fin dagli inizi anni 60. Poi finalmente l'ho incontrato nel 69 a Milano. In quel periodo io suonavo nell'orchestra della Scala e Bruno Maderna diresse una memorabile nona sinfonia di Gustav Mahler. E appunto rimasi veramente impressionato dalla musicalità. Era un maestro che emanava musica, trasmetteva la sua sapienza e il far musica in ogni istante.
L'occasione di questo concerto fu poi l'inizio dei nostri incontri. Nacque tra noi un'empatia, posso vantarmene di questo, un rapporto che mi ha permesso di approfondire la conoscenza della sua musica. Con lui, fra l'altro, studiai i brani per un progetto di esecuzione dell'opera Hyperion e anche altri brani. Ecco, e questo è stato il mio inizio, il mio incontro con Bruno Maderna. Intanto, relativamente a quell'occasione, cioè quindi 1969, vale la pena ricordare un po' a chi ci ascolta che nella produzione di Maderna scatta qualche cosa esattamente intorno al 1969, no? Nell'opera di Maderna ci sono dei periodi, il periodo bartocchiano fino al 1946-47, poi l'adesione all'avanguardia, l'essere un po' il fratello maggiore di tutti ad Arnstadt, diciamo un periodo seriale in cui forse lui non credeva fino in fondo, però basta ascoltare le sue serenate. Sì. Esatto. Poi c'è stato il lungo periodo sull'Hyperion, su cui ritorneremo dopo, visto che uno degli ascolti previsti sarà sull'Hyperion, ma mi ha sempre affascinato e ho dedicato molta mia vita a questi ultimi anni, a questi ultimi incredibili anni di vita e di produzione di Maderna, esattamente dal 68, ma dovrei dire, sì, diciamo dal 68 in avanti, essendo lui un direttore impegnato veramente in tutto il mondo, essendo lui progressivamente, avendo lui progressivamente anche dei problemi fisici, no? Dovuto, insomma, è inutile non dire che aveva problemi, aveva qualche amore eccessivo per l'alcol o per le sigarette, insomma, spesso si sa. Però va detto che dal 68 in avanti ha scritto un infinito numero, un grande numero, grandi pezzi per orchestra, che proprio nel 69, in cui tu l'hai conosciuto, ha scritto quello che quasi certamente, almeno sicuramente, è il suo più grande pezzo, cioè Quadrivium, è un brano del 1969. Una piccola domanda, non si riferisce direttamente, beh sì, però anche Maderna. Quando noi oggi, nel 2020-21, diciamo nona di Mahler, diciamo una cosa, o sinfonie di Mahler, una cosa che è nella coscienza collettiva, a partire dalla Adagietto utilizzato da Luchino Visconti, ma non era così. Non era così negli anni 60, tu stesso mi dicevi stamattina che probabilmente si trattava forse della prima, una delle primissime integrali di Sinfonia di Mahler. No, fu la prima integrale, ricordo che era la prima integrale in Italia delle Sinfonie di Mahler. C'erano tra i direttori Jean Barbirolli, c'era ovviamente Claudio, tutti i più grandi direttori che erano interessati a questo, fra virgolette, nuovo repertorio. Esatto, in fondo. Però visto che tu eri lì che ci suonavi, ti chiederei, perché mi colpisce molto, da due punti di vista, qual era la recezione da parte del pubblico di una sinfonia come la nona, o delle sinfonie come la nona, che è piuttosto complessa, e per favore, qual era l'atteggiamento direttoriale di Bruno Maderna? Cioè, che cosa? Dici qualche cosa sul modo suo di rapportarsi con voi, con l'orchestra? Ad esempio, forse l'orchestra Scala era la prima volta che suonava la nona di Mahler, suppongo, no? Suppongo non avesse mai suonato prima. Assolutamente. Era un tipo di rapporto come... Dici qualcosa di lui, direttore. Beh, lui era sicuramente molto diverso da tutti gli altri per l'approccio che aveva anche umanamente, il rapporto con i colleghi, la semplicità come lui esponeva i pensieri. Questo era unico per una persona di una semplicità assoluta, ma che con pochissime parole riusciva a comunicare tanto. E proprio anche nel gesto, nel respiro, perché si vedeva che lui era, a differenza di certi direttori che fanno solo direttori, lui era un interprete, era un cantore, un accentuatore di vari testi, studioso profondo del repertorio antico, aveva fatto il jazz, aveva fatto l'improvvisazione sotto tutti i punti di vista. Certo, era un uomo di grandi esperienze, organizzava rapidamente le sue partiture
spesso erano dei puzzle, che certe frasi musicali che le ritrovi elaborate in vari, faccio un esempio, non so, Dimensioni 3 c'è la grande cadenza che è estrapolata da Hyperion che poi viene riutilizzata, cioè tutta una serie di, perché per lui la musica era funzione, funzionava. Per lui Maderna considerava la melodia, per esempio, elemento generatore della musica, cioè l'antica olodia era per lui importante punto di partenza, cioè alla base c'era il lirismo, l'espressività, l'espressione, e lo era proprio fisicamente, anche extra musica. Naturalmente, per chi ci ascolta, dire queste cose oggi non è difficile, ma che un compositore come Maderna, fortemente impegnato con le avanguardie, no? La cosa da ricordare sempre di Maderna è che era veramente il fratello maggiore di tutti, nel senso che Maderna era nato nel 20 e tutti i compositori della scuola di Darmstadt erano nati qualche anno dopo, nel senso nel 24 nono, nel 25 Berio. Quando si hanno 20 anni, 2, 3, 4 anni di differenza sono tanti, no? Dopo no, ma quando si hanno 20 anni sì. E soprattutto però da subito appariva che Maderna era impegnato nella direzione dell'orchestra e che quindi era un fratello maggiore che avrebbe, tanto che molti lo consideravano un direttore d'orchestra che ogni tanto componeva, grande errore. Un po', c'è un parallelismo fortissimo con Mahler da questo punto di vista, no? Era, è vero, d'orchestra che vabbè faceva se sinfonie troppo lunghe e va bene. Visto che però, già che ci siamo, visto che hai parlato della parola melodia, che ripeto anche per me è stato mio trade union con la musica di Maderna fortemente, l'attenzione al lirismo, alla linea melodica attraversa tutta la produzione di Maderna, anche di quegli anni in cui era difficile pronunciare la stessa parola melodia. Tu ci hai promesso un ascolto molto particolare, cioè l'ascolto di una cosa che si chiama melodia, è brevissima, che io non so che cosa sia in assoluto perché non ne so nulla. Già il fatto che si chiami melodia dice molto, però prima di ascoltarla ti chiedo di presentarci questa, che cos'è questa cosa. Allora, questa è una melodia che porta il titolo di Lamento e è un brano inedito ritrovato recentemente e che ho eseguito poco tempo fa, e quindi mi fa piacere di farvi ascoltare in prima questa pagina che non si sa esattamente, è una pagina autonoma, seppur brevissima, e fu scritta nel 62. Ah, quindi è del Maderna che scrisse una cosa che si chiama Lamento negli anni più duri della musica europea, forse. Esatto. L'ascoltiamo? Facciamo che l'ascoltiamo, così facciamo un primo ascolto. Allora, con grande piacere, è suonata con il flauto in sol, perché Maderna amava tutta la famiglia dei flauti e li ha utilizzati frequentemente. La melodia però si può suonare anche con il flauto in do, ma forse anche con un altro strumento melodico che lui amava molto, per esempio l'oboe. Ecco, questa è una musica che si presta a interpretare con qualsiasi mezzo. Coraggio, l'ascoltiamo, se ci lanciate. Thank you.
Grazie. Per chi abbia ascoltato adesso, due osservazioni veloci, anche io, la prima volta che l'ascolto naturalmente. Primo, c'è un'attitudine, Roberto, nel modo di fare, questa è una melodia praticamente modale, no? Assolutamente modale. Due osservazioni sono, non sorprenda che in anni di piena avanguardia, cioè nel 62, Maderna abbia scritto, chissà perché, chissà per chi l'ha fatto, se non abbia scritto una melodia assolutamente modale, perché Maderna era, non metteva barriere tra i generi musicali, come tu stesso dicevi all'inizio. Se si guarda la produzione di Maderna, ha fatto di tutto, dalla musica per film, per strumentazione di canzoni, eccetera. Cioè frequentava ogni genere, perché non era vittima di nessun tipo di ideologismo un po' tipico dei suoi colleghi, di alcuni suoi colleghi degli anni 60. Ma pur essendo modale, se io penso ad esempio alla melodia dell'oboe all'interno del primo pannello di un biogramma, uno dei suoi ultimi pezzi del 72 peraltro, c'è questa tendenza a fare frasi che ripartono riprendendo l'ultimo o le ultime due note della fase precedente, e una grande attitudine che è tutta la storia della tradizione melodica dell'Occidente a creare parabola, cioè ad avere un culmine nella parte centrale e poi ripiegarsi. Cioè ci dice delle radici che del senso delle radici che è Maderna. Ultima osservazione, che non stupisca che si dica ritrovato recentemente, perché il disordine biografico di Maderna era tale che sono state ritrovate, forse ce ne sono ancora in giro, sono stati fatti ritrovamenti perché lui girava il mondo, dirigeva, piantava carta, la musica un po' dappertutto, per cui sono arrivati dei ritrovamenti anche recentemente che a mano vengono pubblicati con grandi sforzi per recuperare tutte le pagine, eccetera. Ma vorrei anche aggiungere, ci sono ancora pagine non conosciute che io ho potuto vedere alla Fondazione Sacher recentemente a Basilea, che spero piano piano vengano fuori, ecco, questo... Beh, bello, perché ci si comporta come Maderna, da questo punto di vista, come se fosse un compositore di quattro secoli prima, cioè dovuto al suo disordine, fondamentalmente, ci sono ritrovamenti, come se fosse, no, un compositore del 600 in cui ritrovi una biblioteca qualche cosa, questo è molto affascinante. Arrivando, visto che è già stato nominato prima, adesso non è un caso, a parte la tua storia personale, eccetera, eccetera, ma appunto gli strumenti amati di Maderna erano due, ed erano l'oboe e il flauto, nettamente, no? Ho detto l'oboe e il flauto perché l'oboe ha un po' questa posizione preeminente, ci sono tre concerti per oboe e orchestra, eccetera. Ma sul flauto c'è una cosa in più da dire, su cui dovrai dirci tu qualche cosa, e cioè, magari tutti sappiamo, insomma, vari anni della vita di Maderna sono stati dedicati all'opera, al progetto opera Iperion, progetto opera perché poi è un'opera rimasta in qualche modo, si può montare in vari modi, ci sono varie ipotesi, sono brani che si possono montare, ma la cosa centrale da dire, su cui dovrai intervenire, è che il protagonista di Iperion è il flautista, non è, a parte il flauto, ma è il personaggio flautista che è in scena ed è protagonista. Ma perché? Perché il flauto, il flautista e il melos del flauto è simbolo stesso della libertà dell'uomo oppressa dal mondo. Una delle cose divertenti è che il chiedeva in partitura, dove diceva che il flautista doveva essere alto e biondo, e se pensiamo che il primo interprete è stato Severino Gazzelloni, che non era né alto né biondo, è abbastanza simpatico. Ecco, ti chiedo qualche cosa, in tutto quello che puoi dirci, sul tuo rapporto con Bruno Maderna in relazione all'Iperion, che è questo immenso progetto. Hai visto che hai frequentato in quegli anni e che ci farai poi ascoltare qualcosa, ti chiedo veramente di parlare del tuo rapporto con lui rispetto a Iperion. Sì, Maderna al flauto dedica moltissime opere, come sapete, moltissime composizioni, scusa, ma ben due opere al flauto, cioè Iperion su testi di Hölderlin, che fu interpretata la prima volta a Venezia nel 64, e Don Pellin Plin su testi di García Lorca.
Ecco, il flautista è protagonista in ambedue i lavori sulla scena e dialoga con gli altri personaggi solo attraverso il suono del flauto, cioè il suono diviene parola, quindi il suono, con il suono si possono esprimere molte più cose che con la parola. Questo è straordinario. E quando fu fatto da Gazzelloni a Venezia il Don Perlin Plin, uno spettacolo che, curato da Virginio Poeter, Massimo Mila scrisse, qui ho uno scrittino riportato, il poeta Venezia non era né cantante né un attore, ma secondo le moderne concezioni del teatro gestuale, dove gli atti stessi del far musica diventano oggetto della rappresentazione, il poeta era Severino Gazzelloni, in sontuoso abito da sera, andava e veniva sulla scena con studiati indugi. Questa è la descrizione della prima di Massimo Mila. Ecco, sì, questi sono stati forse due casi che hanno dato una nuova era, un'apertura allo strumentista interprete sulla scena. E a me è capitato, per mia fortuna, di interpretare sulla scena ben 19 opere. Quindi non è una cosa nuova, insomma, ecco. Però è stato Maderna che ha aperto, inaugurato, diciamo, questo percorso, dove dà importanza così al suono, all'interprete che suona. Il flauto è, insieme all'oboe, appunto lo strumento preferito, ma anche grazie agli amici Lothar Faber e Severino Gazzelloni, con i quali aveva un rapporto che andava oltre, insomma, di grande amicizia. Fra l'altro, Maderna invita Gazzelloni come flautista in residenza ad Amsterdam già a fine degli anni 40 e rimarrà fino agli anni 60. In questo periodo si iscriverà così tanto per il flauto, che diviene uno strumento in prima linea della nuova musica, grazie appunto a Bruno Maderna. Questo repertorio, nato per Gazzelloni, che era un grande flautista istrione, un artista provocatore, una mole di composizioni tale da chiamarsi Gazzelloni Music. E questo è straordinario. Che altro dire? Io ho eseguito Hyperion più volte, l'avevo preparato fra l'altro proprio con Maderna, e l'approccio al suono, l'approccio al suono in movimento, tutti quegli aspetti interpretativi della melodia, l'aulodia, che poi mi è servita anche con le esperienze con altri compositori come Nono, eccetera. Ecco, da lui ho imparato questo grazie alla preparazione che feci di appunto Hyperion, che ho avuto la fortuna di interpretare qualche volta. Quindi, aspetta, perché c'è due piccolissime cose. La prima cosa, che è molto interessante, in fondo anch'io non ci avevo mai pensato abbastanza, forse, e cioè, essendo il flauto e l'oboe i due strumenti amati da Maderna, è interessante notare che però all'oboe non chiede mai una presenza scenica. Cioè, per l'oboe ci sono i concerti per oboe orchestra, eccetera, ma non è mai... La grande aulodia e anche Australung, che è l'ultimo grande lavoro dove c'è la voce, flauto, oboe, nastro magnetico e orchestra. Quindi negli ultimi due lavori, flauto e l'oboe li riassume insieme, però è meno l'oboe, evidentemente, non è solo il fatto dell'oboe, ma in questo caso subentra anche il personaggio.
Esatto. Evidentemente Gazzelloni aveva una personalità più estroversa per certi aspetti e rendeva tutto più facile, capito, sì. L'interesse per la scena, per il movimento. Forse anche lo strumento è più agile, in un certo senso, non avendo l'ancia puoi fare veramente, tra virgolette, capriole, insomma, ecco, senza, con meno rischi, diciamo, ecco, più estroverso lo strumento, forse per quel motivo lì, ma sicuramente comunque è legato al personaggio, tanto, molto. Loro erano molto legati e questo io lo so perché Gazzelloni è stato il mio maestro e Maderna forse l'altro maestro. Io penso che comunque una parte sia anche dovuta alla tradizione nell'immaginario collettivo, voglio dire, c'è il flauto magico, c'è il flauto che trascina le persone dietro, cioè il flauto è strumento che evidentemente, sì, hai ragione, è più difficile suonare l'obo muovendosi, credo, che non il flauto, suppongo. E poi non so, probabilmente la posizione stessa è meno fascinosa, quella dell'oboista. Il flautista ha... No? Può guardare di più il pubblico, ad esempio, un po'... E forse riprende anche la storia mitologica, capito? Sì. Che entra un po' la Grecia. Il flauto è sempre rappresentato come uno strumento di magie, realizzazioni esoteriche. Non so, penso a Fleuno. Penso a, ecco, tanti personaggi della storia che realizzavano, che so, costruzioni della città con il suono del flauto, insomma, ecco. Esatto, sì, è vero, esatto. Ma ascolta, e visto che tu hai lavorato sulla parte solistica di Perrin con lui, com'era? Quindi hai fatto delle prove con lui soltanto, suppongo, no? Com'era? Con Carmelo Bene? No, con Maderna. Hai provato la parte di Perrin con Maderna, sì. Sì. Ma non solo, ma lui è stato un momento meraviglioso, perché lui stesso mi cantava i fraseggi, si esprimeva con la voce, e dandomi degli input, ma poi anche lasciandomi molto libero. Lui mi ha raccontato come anche i suoi approcci nel prendere la musica, scrivere per questo strumento. Tant'è vero che mi raccontava di aver perduto alcuni brani. Io che conoscevo tutto quello che aveva, insomma, scritto in quel periodo, gli menzionavo la musica su due dimensioni del 52, che fra l'altro in cui viene impegnato per la prima volta, credo, nella storia, uno strumento acustico avvicinandolo a un nastro preregistrato, quindi fatto importante. Però questa partitura, per esempio, lui l'aveva perduta e l'ha riscritta nel 57 con lo stesso titolo, un pezzo completamente diverso che è quello che noi conosciamo. Non so, il Floating Concert è un altro brano importante che aveva perduto, non ritrovava. Per fortuna io, grazie anche a Cristina, riuscì all'epoca a ritrovare queste partiture, e questo, diciamo, è un piccolo vanto personale, ma tutte le composizioni sue, so, Divertimento in due tempi, Oinereves è il nome di Severino letto al contrario per flauto e pianoforte, sono tutti capolavori della letteratura flautistica, che hanno aperto nuovi orizzonti ad altri compositori. Ecco, io questi brani li ho guardati e io ho avuto la fortuna di suonarli per lui, esprimerli, e lui mi ha dato delle indicazioni preziose sulla gestione del respiro, del cantare, la cantabilità, di mandare il suono nello spazio, di essere libero da ogni costrizione, e anche di interpretare in tante maniere la stessa cosa. Questo
Questo è stato molto bello perché io venivo da una un po' da una come un po' da un accademismo. Ecco, lui mi ha insegnato a essere anti-accademico con l'accademia superata. Infatti è vero che una delle attitudini delle partiture di Maderna per strumento solista o strumento solo è che molto spesso, forse quasi sempre, molto più di altri compositori esattamente cioè degli stessi anni, lascia un margine di libertà, che non vuol dire improvvisazione per forza, ma vuol dire libertà interpretativa all'esecutore, no? Ma io addirittura, scusa, ti interrompo per una cosa che questo ha insegnato ad altri compositori. Non so, ricordo Bruno Made, Luciano Berio, con il quale appunto avevo un grande rapporto. Anche Luciano Berio, quando scrisse la sequenza prima per flauto del 58, per Severino Gazzelloni, anzi con la dedica simpatica a Severì, ecco, recita così la dedica, e quando si chiedeva a Luciano Berio ma come deve essere suonata questo brano, dato che la scrittura lascia grande parte interpretativa, seppur abbastanza precisa, no? E lui diceva, non importa, l'importante è ascoltare come la faceva Gazzelloni, perché il riferimento è lui, è un portrait, un ritratto a lui, lui interpreta questa cosa e quindi come suggestione fondamentale è prendere questo esempio. Però questo non voleva dire di farla uguale. E così, esattamente. Quindi c'è la possibilità di aprire nuovi orizzonti, di andare oltre, di imparare continuamente. Certo. Senti, prima parlando di... hai nominato, e siamo per andare a fare il secondo ascolto dove c'entra questo, oggi stamattina quando siamo parlati al telefono, devo dire che io che tutto sommato insomma ho lavorato tanto su Maderna, però non sapevo, ammetto l'ignoranza più totale, che Carmelo Bene fosse stata voce recitante di Perion, no? Cioè una voce recitante importante, no? E quindi questo vuol dire ti chiederò in che anno tu ci stai per proporre la cadenza dall'Iperion con la voce recitante di Carmelo Bene. E quindi anche in questo caso, innanzitutto ti chiedo quando questo è successo esattamente, perché non riesco a collocare nel tempo questa esecuzione. E poi a quel punto, e ti chiedo, quindi Maderna suppongo sia successiva, naturalmente successiva alla morte di Maderna, suppongo, e quindi anche a questo punto qualche cosa in rapporto con Carmelo Bene, che immagino fosse una personalità a tinte forti, insomma. Però qualcosa su questa scelta, su questo frammento, quando è venuto e com'è stata la cosa? E poi lo ascoltiamo. Sì, questo era un progetto con Carmelo Bene che leggeva appunto da Iperion dei testi, interpretandoli con la musica di Bruno Maderna. Abbiamo fatto delle esecuzioni, e parlo della metà degli anni 70, dopo la morte, dopo la scomparsa di Bruno. E tra l'altro furono registrate queste cose, e io vi propongo un pezzettino, no? Una piccola parte di questo, che trovo straordinario, perché qui si fa, al contrario, l'uso della vocalità diventa veramente strumentale. Ecco, quindi la suggestione della vocalità è presa dallo strumento, non il contrario, molto particolare. Infatti si sentiranno cose con sonorità molto belle. Sì, lo ascoltiamo, a questo punto lo ascoltiamo e poi ne riparliamo, anche perché sono estremamente curioso di sentire il rapporto di Roberto Fabriciani solista con cioè due personalità estremamente forti dell'interpretazione, anche perché è vero che Carmelo Bene usava la voce come uno strumento, quindi non vedo l'ora di ascoltarlo, è il primo ascolto anche per me, quindi chiedo di ascoltare cadenza
Roberto Papiciani, Camelo Bene, testi di Perion e musiche di Bruno Maderna. Tu, che invocavo oltre le stelle, che nominavo artefice del cielo e della terra, idolo amico della mia innocenza, non me ne vuoi se t'ho dimenticato? Perché il mondo non è abbastanza misero da indurci a ricercare ancora uno di là dal mondo? O se figlia d'un padre, la natura è il suo cuore di figlia, non è il suo cuore. Adamas, Adamas, tocca a noi, sì, non mi... Beh, si vorrebbe che non finisse mai, devo dire, questo ascolto, Roberto. Ma cioè, sono un po' senza parole, perché la prima osservazione è che la musica di Maderna, che pure utilizza stilemi di quegli anni, è una musica che non invecchia mai, cioè ogni cosa, ogni gesto, ogni figura, ogni elemento ha una tale personalità che lo segui sempre e comunque. Cioè, adesso dicendo una grande banalità, è sempre musicale, ma so che è una sciocchezza detta così.
ha una tensione interna musicale formidabile, cioè una plasticità di gesto formidabile. Devo dire che si sposa in maniera fantastica con la voce di Carmelo Bene, per cui ti devo chiedere, ma quello che abbiamo ascoltato, dov'è, cos'è, fa parte di qualcosa di più grande, c'è un CD, dove sta questa cosa? Ce l'hai solo tu la registrazione? Come funziona la cosa? Ti vedo, perché non mi fate vedere più in grande, Roberto? Lo vedo solo in iconina piccola. È rimasto SCM Milano. Volevo vedere la faccia di Roberto. Dimmi. Grazie, grazie. No, in realtà io vi ho fatto ascoltare una sorta, quasi un inedito. Io ho tutta la registrazione. Mi ero ripromesso un giorno di farne un'edizione, una pubblicazione. Scusa, non ti interrompo io stavolta, ma sei obbligato a farlo, non è che mi sono ripromesso di farlo. È un materiale straordinario questo, lo dico in diretta perché non l'avevo mai sentito, quindi non posso che reagire così. Ci sono momenti, fra l'altro, interessanti, dove tra la voce e il flauto a volte non si capisce veramente, non in questo caso che abbiamo sentito, nello sviluppo, più avanti, ci sono momenti veramente molto poetici, molto emotivi. Quindi a tutt'oggi è un materiale inedito, a tua grave colpa, a tutt'oggi questo è un materiale inedito, insomma. Beh, ma io sono quello dalle cose, infatti poi dopo si parlerà di qualche altra cosa, qualche altra rarità. Sì, comunque, guarda, in quegli anni, degli anni 70, io feci anche alcuni lavori, non so, forse te li ricordi, dalla Wind dello sguardo, sì. Con la Gabriella Bartolomei, sì. Voce straordinaria. Sì. Ecco, e io ho fatto alcuni spettacoli con lei, duettando. Ecco, quindi a me il suono della voce e il flauto, ho sempre cercato di come dire, di gareggiare, ecco, così. Io stesso poi ho fatto appunto anche le voce recitante qualche volta, eccetera, in gioventù, insomma, ecco, perché il flauto e la voce è la voce e il flauto. Cioè, alla fine hanno lo stesso principio e il flauto non è altro che la prolunga della voce. Beh, per me. Mi rivolgo all'altro Roberto, cioè Roberto Favaro, per dire che dovrebbe essere un'ottima occasione per stanare materiali di questo genere dal cassetto simbolico di Roberto Verriciani. Quello che abbiamo ascoltato era meraviglioso. Se è una parte del tutto, vuol dire che è stato giocato con una specie di civetteria di Roberto Fabriciani, che ce ne dà una pillola e dice: ne ho tanti altri, ma non ve li faccio ascoltare. Cioè, il mio desiderio di portarle a tutti queste cose, ecco, questo sì. Direi penso che sì. Allora, già che siamo, allora sono il 16:21, vedo, abbiamo i tempi per parlare di una cosa invece che va al di là del tuo rapporto con Bruno Maderna, su cui ci hai detto cose bellissime, vai ad accentuare la mia invidia per chi ha potuto conoscerlo direttamente, è sempre rimasto, è una delle personalità che avrei voluto più conoscere nella mia vita, ma va bene, l'anagrafe e anche la morte prematura di Bruno Maderna, che Bruno Maderna... Sì, questo non è esatto, esattamente. È anni, quindi... come dire, anche tutto questo, l'impossibilità di averlo avuto con noi più a lungo più tempo. Ma una delle occasioni di questo incontro, chiedo scusa, ma devo fare questa cosa, un po' come Roberto, è anche che ci parlerai, ci farai ascoltare qualche cosa di genere molto diverso, ma non usciamo tanto dal seminato, perché una delle caratteristiche di Bruno Maderna era quella di non mettere, come si diceva, di non mettere barriere, di non essere scandalizzato di fronte a nessuna musica, di saper mescolare le musiche, di saper strumentare la musica antica piuttosto che Schubert, piuttosto che Monteverdi o Adam de la Halle, andando molto più indietro. Cioè era un musicista a 360 gradi, quindi non è un passo, come dire, ingiusto o non adatto passare a un altro argomento che riguarda Roberto Fabriciani, cioè
la presentazione di un tuo CD recente, di cui adesso ci dirai tu e di cui, a cui poi seguirà un ascolto. Quindi dici tu. Sì, colgo l'occasione così per proprio è di questi giorni l'uscita per l'etichetta Tactus, un mio CD dedicato a due opere inedite di Ottorino Respighi. Inedite perché si sapeva dell'esistenza, ma la partitura che ho curato nell'edizione critica non c'era. Quindi si tratta di due composizioni, le melodie valse caressante per flauto e archi del 1902 e la suite del 1905, che Respighi scrisse nel periodo che stava accanto a Claude Debussy a Parigi. E i pezzi sono veramente straordinari nell'eleganza, nella scrittura, anche nella ricerca di certe sonorità. Quindi avevo pensato di farvi ascoltare uno di questi brani, che è La Berceuse de Noël, per flauto, archi e triangolo, dove si crea veramente una tra il suono degli archi con la sordina, il tintinnio del triangolo, i pianissimi del flauto, qui creano veramente una sonorità delicatissima e anche per l'epoca rara, forse, ecco, esattamente. Ecco, questo... Gli archi sono di dove? Cioè l'esecuzione è tua? Insieme a chi? Gli archi? Sì, l'esecuzione recente è stata presa durante un giro proprio poco prima della pandemia, esattamente a febbraio del 20, quindi, in Abruzzo con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Nicola Paskowski. Allora, magari prima di ascoltarlo, perché poi faremo l'ascolto e alla fine faremo i saluti finali, chiederei a Roberto Favaro, è arrivato il momento di farlo, di parlare dei prossimi appuntamenti di questo ciclo che incomincia così nobilmente con la figura di Roberto Fabriciani. Sì, rapidissimamente, grazie Alessandro, grazie Roberto. Non voglio rubare tempo all'ascolto. Dunque, continueremo martedì prossimo con la presentazione di un bellissimo libro di Luigi Onori, Riccardo Brazzale, Maurizio Franco, La storia del jazz. Dunque, per ribadire questa nostra trasversalità, questa volontà di occuparci della molteplicità delle musiche e non di una musica in senso esclusivo. È un libro molto bello, Maurizio Franco è peraltro un nostro docente, quindi è pubblicato dalla EPRI, un libro che consigliamo, ma sarà soprattutto una bella occasione per parlare di jazz con un omaggio musicale di Enrico Intra che entrerà in scena durante la presentazione. Poi, sempre per ribadire questa, ripeto, pluralità di linguaggi, dicevo prima che il 21 è il centenario della nascita di Astor Piazzolla. È uscito un libro molto bello un paio di settimane fa in Italia, di Maria Susanna Azzi, pubblicato dall'editore Sillabe, dedicato proprio ad Astor Piazzolla, La vita, una vita per la musica. L'autrice, un'antropologa argentina, si collegherà, questo sarà il 25, martedì 25 maggio, si collegherà da Buenos Aires e ci omaggerà della sua presentazione, ci intratterrà con la sua visione dell'opera, anche lì molto sfaccettata di Astor Piazzolla. Anche lì avremo un omaggio musicale da parte di studenti e docenti della Civica, dunque una cosa di nuovo credo molto accattivante. Ancora due appuntamenti: l'8 giugno ritroveremo l'amico Alessandro Solbiati, che presenterà un libro bellissimo di Mario Baroni e Rossana Dal Monte, dedicato proprio a Bruno Maderna, un libro della LIM, Libreria Musicale Italiana. Dunque ritroveremo Alessandro e la sua
straordinaria propensione radiofonica e radiogenico in modo assoluto, Alessandro. Consiglio di seguire le sue trasmissioni su Rai 3, Radio 3, dunque ritroveremo di nuovo Maderna e Alessandro Salviati. Per chiudere poi, e ho l'ultimo respiro da sfruttare, l'ultimo fiato da sfruttare, il 15 giugno chiuderemo con un incontro con Giovanni Antonini, che ci parlerà del suo rapporto con la musica antica, il suo giardino armonico, ma anche le esperienze più recenti in Scala, con il Così fan tutte, eccetera. Ma insomma parleremo di spazio sonoro in senso più lato. Poi ottobre riprenderemo, speriamo, in modalità mista, un po' in presenza, un po' da remoto. Però intanto grazie a tutti e due per questo regalo che ci avete fatto. Grazie. Grazie a te, passiamo all'ascolto direttamente, poi ci salutiamo alla fine. Ascoltiamo Respighi, Fabriciani Respighi, diciamo.
Beh, un dolcissimo saluto, una bella musica di grande dolcezza e suonata meravigliosamente, naturalmente. Quindi penso, Roberti, cari Roberti, che possiamo salutarci, io ringrazio particolarmente tutte e due, di la verità, e te Roberto Fabriciani, inteso, per il tuo flauto, è un ringraziamento vecchio di tantissimi anni per quello che hai fatto e fai per il tuo strumento e per la musica nostra, parlo a nome di tutti i compositori che hai eseguito nella tua vita e che continui a eseguire. Quindi grazie ancora, lascio a te la parola per il saluto finale, così ci salutiamo. Anch'io ringrazio i Roberti, Roberto e anche Roberto Oldani, che è il tecnico che ha fatto ascoltare i brani. E un ringraziamento speciale a te, Alessandro, che noi ogni tanto per fortuna ci vediamo. E, ecco, meglio, continuiamo a vederci. E spero soprattutto veramente di poter riportare la musica nei luoghi deputati della musica, dove si fa dal vivo. Questo è l'augurio con tutto il cuore. E grazie, grazie di avermi ospitato ad Maiora. Alla prossima. Grazie a tutti e Grazie, grazie a tutti. ciao. Grazie a voi. Ciao. Ciao.